Un saluto a tutti i video di d'Italia medievale, oggi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato dal Mulino dal titolo Urbano II e l'Italia citt delle città. Riforma crociata e spazi politici alla fine dell'undicesimo secolo di Antonio Musarra. Che abbiamo il grandissimo piacere di avere il nostro gradito ospite, al quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola perché ci parli di Urbano II e di città nel Medioevo. Prego. Bene, bene. No? Grazie, grazie Maurizio, grazie a tutti gli amici di Italia Medievale che mi danno l'opportunità di presentare questo saggio. Freschissimo, appena pubblicato dal Mulino, un lavoro di ricerca, devo dire un lavoro di ricerca che affonda le proprie radici, eh, insomma, quasi quasi nel mio percorso dottorale, dove alcune delle idee eh, di questo saggio erano già eh, in nuce, quindi sto parlando ormai di 10-12 anni fa. Ma si è, che si è concretizzato però soltanto uh, di recente. Uh, di che cosa parla? C'è ancora bisogno di parlare di un personaggio come Urbano II? Sappiamo tutto di Urbano II. Perché un altro libro su Urbano II, sulla prima crociata? Ebbene, in realtà questo libro effettivamente ha l'ambizione, quantomeno, di dire qualcosa di nuovo. E. Cercherò di spiegarmi, ehm, semplificando naturalmente eh, il più possibile un discorso che è già di per sé è complesso. Al centro del libro c'è sicuramente eh, quella domanda che Jonathan Riley Smith, un grande storico delle crociate, aveva posto come titolo ad uno dei suoi libri più famosi, che cosa sono state le crociate, quindi che cos'è eh, effettivamente una crociata, cosa possiamo definire come tale. Tuttavia c'è qualcosa di più, c'è da un lato il tentativo di contestualizzare il sorgere dell'idea di Crociata nel proprio tempo, ovvero nel tempo di Urbano II e dunque di capire quale fosse l'intenzione di Urbano. Ovviamente anche su questo argomento. Si è scritto molto, si è analizzato in tutte le salse il famoso discorso di Clermont, di cui abbiamo versioni eh, posteriori, si è cercato di comprendere tramite le lettere di Urbano eh, cosa avesse effettivamente eh, in mente. Mi sembra tuttavia che anche su questo versante si possa dire qualcosa di nuovo e ora cercherò di spiegare perché. Dall'altro dall punto di vista, questo libro introduce un elemento ulteriore rispetto alla riflessione che eh, solitamente siamo abituati a fare sulla crociata. Il legame tra la crociata, da un lato, la grande riforma ecclesiastica dell'undicesimo secolo, quella che malamente siamo abituati a definire riforma gregoriana. Perché malamente? Perché non fu solamente la riforma di Gregorio, fu un complesso di intelligenze con voci, spesso anche discordi eh, tra loro, che modificò la facies della Chiesa. Possiamo chiamarla riforma ecclesiastica eh, in generale. Terzo polo, quelli che noi chiamiamo nuovamente malamente i comuni italiani la nascita dei comuni. Ecco, sono tre temi, tre grandi temi che tutti noi appassionati di storia medievale abbiamo, abbiamo poi incontrato no? eh, nella nostra ricerca, nella nostra, nelle nostre letture. Ebbene, il presupposto di questo libro è che questi tre temi, cioè le storiografie, gli storici che si sono occupati di questi tre temi, lo hanno fatto spesso in maniera separata l'una dall'altra. Cioè i crociatisti quasi mai hanno guardato al contesto della riforma della Chiesa, da un lato, e a quello della nascita dei comuni italiani, dall'altro. Gli storici della riforma, altrettanto, si sono preoccupati principalmente della riforma come oggetto storiografico, quasi mai entrando negli altri due campi, quello della crociata e quello del comune. I comunalisti hanno fatto lo stesso. Recentemente la comunalistica ha avuto uno sviluppo eccezionale, eh, ha finalmente individuato come momento, come atto di nascita di quello che noi chiamiamo comune, o meglio di una coscienza comunale, eh, il conflitto con il Barbarossa. Quindi spostando in avanti quella che un tempo si riteneva la cosiddetta nascita dei comuni. Siamo di fronte a un processo, non a un anno di nascita. No? Ebbene, i comunalisti stessi quasi mai hanno preso in considerazione e la crociata e il generale contesto della riforma. Allora, l'obiettivo primario di questo libro è quello di ricucire tre storiografie, di mettere in dialogo queste tre storiografie per dire finalmente qualcosa di nuovo, per dire finalmente qualcosa di nuovo. Ogni tanto le novità ci vogliono anche nella storia medievale, anche a livello di macro eh, idee, no? di idee larghe e suggestive, come diceva Roberto Lopez. Una breve parentesi su come ho sviluppato in me questa eh, idea, prima di parlare poi nel dettaglio delle novità, diciamo così, della struttura del libro. Beh, io sono partito appunto una dozzina di anni fa con una tesi di dottorato dedicata ai genovesi e la Crociata. In Partibus Ultramaris, pubblicata poi dall'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, un lavorone di 800 pagine che vi sconsiglio caldamente. Eh, All'interno di, di questo lavorone vi era un capitolo dedicato proprio alla nascita del comune di Genova in rapporto alla crociata. E in Quel capitolo avevo intuito l'esistenza di un legame tra, più che la nascita del comune, che sostanzialmente non esiste, parole che, citavo, che, che cito apertamente, tra la partecipazione crociata, la presenza di genovesi, di elite di vario tipo, eh, per fare riferimento anche a un testo recente di Chris Wickham eh, sul mare, e l'avvio di forme di autogoverno all'interno di un rinnovato spazio politico, che poi ho naturalmente inserito nel volume. Eh, la mia prospettiva era prettamente crociatistica. Nel decennio successivo ho avuto una doppia fortuna, diciamo quella di incontrare eh, e di poter lavorare fianco a fianco con alcuni tra i maggiori comunalisti italiani, a partire da un assegno di ricerca da due segni di ricerca ottenuti a Firenze presso la, la cattedra di Andrea Zorzi, che a partire dal 2016-2017 ha messo insieme un seminario di studio sulla, le, sulle città rette eh, comunali e signorili, ecco, non sto a entrare nei termini, che funziona tutt'oggi e che mi ha letteralmente aperto questo versante. Della storiografia, Andrea Zorzi, Pierluigi Terenzi, Enrico Faini e i molti componenti di questo gruppo che non enumero, eh, che però non enumero per non dimenticarne qualcuno, ma realmente mi hanno aiutato a cementare questi due aspetti. Io avevo studiato la Crociata, alla Crociata si è aggiunto il Comune. Nel momento in cui sono arrivato in sapienza, nel 2019, ho fatto un incontro fondamentale con eh, Umberto Longo, uno dei massimi eh, esperti di riforma della Chiesa che abbiamo in Italia, che assieme a Nicolangelo D'Acunto, Glauco Maria Cantarella, mi ha ulteriormente aperto questo filone. Del tutto io ho parlato con Franco Cardini. <ride> uno dei miei mentori, un, un amico oltre che un maestro, e il quale mi ha indirizzato, eh, fornendomi in lettura eh, incredibile dictu la sua tesi di laurea discussa negli anni Sessanta con Sestan e mai pubblicata, di cui io ho una sacra copia, e mi ha indirizzato ad applicare questi tre aspetti, crociata, riforma, comune, alla società, Italiana, o quel Regnum Italie, che vede mescolarsi questi tre aspetti. Ed è così che è nata la ricerca di cui stiamo parlando, no. Allora, ed è nato l'idea proprio grazie a quel volume di Cardini, quel, quella tesi di Cardini, di riprendere in mano l'elemento di fondo, no? ovvero il rapporto tra crociata, riforma e comune, proprio al tempo di Urbano II. Ecco che il ciclo che si era aperto con Impartibus ultramaris, passando per la scuola comunalistica, passando per la scuola relativa agli studi sulla riforma, si è ricucito eh, grazie ai consigli del mio maestro, di cui sarò sempre grato naturalmente. Di uno dei miei maestri, di cui sarò sempre grato. E è nato questo libro. Questo libro allora si concentra su un periodo preciso 1088-1099, periodo di Urbano II, con uno sforamento. I primi anni eh, del pontificato di Pasquale II, estremamente importanti perché Pasquale raccoglie le eredità di Urbano. Procede all'interno di cinque capitoli in maniera molto schematica, mh, analizzando il rapporto tra Urbano e l'Italia. Di cui sappiamo poco, perché? Perché la storiografia, le varie storiografie che, di cui vi parlavo prima, si sono concentrate su altri aspetti, certamente il rapporto tra Urbano II e la Gallia, cioè quell'area eh, del centro-meridione francese che lo vide peregrinare fino a giungere a Clermont, su cui sono state scritte pagine... Eccelse, lasciando da parte l'Italia, o meglio il Regnum Italia, quindi l'Italia centro-settentrionale. I primi due capitoli non fanno altro che seguirne l'itinerario, eh, andata e ritorno. Mh? Eh, si parte da una biografia di Urbano aggiornata, lo si segue nel meridione d'Italia, innanzitutto. Lui compie ben cinque viaggi nel meridione. Sottolineando da un lato il rapporto con i Normanni, dall'altro quello con i, biz con i Greci presenti sul territorio. Dopodiché lo si segue nel secondo capitolo lungo l'Alta Italia, se non arrivare al grande Concilio di Piacenza che precede Clermont, al Concilio di Clermont, e ritorno, osservando bene quali sono le sue mosse e cercando di capire perché. A un certo punto lui si rivolge agli italiani invitandoli alla crociata. Uh, le informazioni al riguardo non sono molte, ma sono estremamente interessanti. E tanto che è possibile avanzare qualche ipotesi circa una strategia di azione che Urbano por porta avanti tornando dal Concilio di Clermont. Lui associa che cosa? La chiamata alle armi per liberare vedremo che cosa la Chiesa d'Oriente, ma in che senso all'invio di un vescovo di propria obbedienza che vada a sostituire il vescovo dal suo punto di vista scismatico fedele a quello che è il grande competitor di Urbano II, ovvero Clemente Terzo, noi lo chiamiamo antipapa, non c'è nulla di più sbagliato perché in questa maniera si sposa la linea vincitrice, papa legittimo nell'ambito della Reichskirche della Chiesa eh, Regia, civescovo di Ravenna, Guiberto, divenuto papa col nome di Clemente III. C'è una lotta, abbiamo due pontefici e oggi ne sappiamo qualcosa. E... Grazie alla strume, allo strumento della crociata, Urbano a Genova, a Bologna, a Piacenza, a Como, eh, a Milano, a Lucca e in chissà quante altre realtà, Bologna l'ho citata, sì, eh, riesce a sostituire il clero scismatico con quello che le fonti, Bernoldo di Costanza in primis chiamano cattolico. Allora la, la crociata è uno strumento. Non vorrei dire che è solo uno strumento, ma per il Papa è soprattutto uno strumento. Di qui la domanda. A cosa serve questo strumento? Allora io procedo proprio nel centro del libro che fa da collante tra questi cinque capitoli, tra questa prima parte movimentista in cui si segue Urbano nelle sue peregrinazioni. Procedo a cercare di comprendere che cosa Urbano aveva in mente e vado ad analizzare nuovamente eh, quelle che sono le fonti principali da questo punto di vista, cioè l'epistolario di Urbano. Vero il Concilio di Clermont, eh, gli atti conciliari e il discorso riportato da vari cronisti, io sposo la versione di Fulchero di Chartres, che è quella più vicina alla riforma della, agli ideali di riforma della Chiesa. Ma è soprattutto grazie all'epistolario che noi possiamo comprendere alcuni dati di fondo estremamente importanti che vado solamente ad elencare. Ovviamente bisogna leggere per comprendere nel dettaglio. Bene. Innanzitutto, Urbano pone sullo stesso piano Oriente, Occidente e Meridione. Cioè, dal suo punto di vista esiste quello che noi chiamiamo Clash of Civilization. Qualcuno storcerà il naso, naturalmente. Eh, e fa bene a farlo, però per Urbano la lotta antisaracena si espande tanto nella penisola iberica, la cosiddetta reconquista, continuiamo a chiamarla così anche se il termine è scorretto, quanto nel meridione d'Italia, dove i Normanni nel 1091 hanno appena terminato di conquistare la Sicilia, che va riorganizzata dal punto di vista del clero latino. Tanto in Oriente, presso quella Chiesa d'Asia che necessita di essere recuperata e riorganizzata. In Europa, Mauros, in Asia, Turcos. Ecco, questi due poli fondamentali sono posti da Urbano sullo stesso piano. E Urbano si pone nei loro confronti con un'idea racchiusa in una parola chiave che compare continuamente nella sua produzione. Perché mandare eserciti verso questi poli differenti? Per mettere in atto la restituzio. A volte la chiama recuperatio, cioè la crociata, quella che noi chiamiamo crociata, termine che non esiste, l'abbiamo detto mille volte. Per lui è una restituzione di che cosa? Una restituzione al culto cristiano di quelle sedi episcopali strappate dai saraceni alla cristianità. Il recupero degli antichi episcopati sta al, al, alla base dell'idea che noi chiamiamo crociata di Urbano II e questo recupero avviene da oriente a occidente avviene nel meridione d'Italia ed è voluto da Dio perché come dice il profeta Daniele ipse transfer regna et mutat tempora lui trasforma i regni e muta le stagioni se vogliamo e ovviamente il Papa in quanto rappresentante di Pietro sulla terra ha in proprio potere la possibilità di spingere le masse, le elite, chi vogliamo, a questo recupero. Ecco, cosa sottostà questo discorso? Null'altro che la costruzione del primato giurisdizionale della Chiesa di Roma. Nessuno mette in discussione il fatto che il papato prima di Gregorio VII, prima di Urbano II, prima di Pasquale o Callisto II, avesse un primato di natura onorifica e per certi versi dogmatica. Uh, ma il papato non aveva potere sulla nomina dei vescovi nelle singole diocesi dell'orbe cristiano. Quello che accade dopo la riforma ecclesiastica è esattamente questo: la capacità papale di nominare primati. E conseguentemente metropoliti e, e via giù lungo la, la gerarchia ecco abbiamo una gerarchizzazione eh, del papato la crociata serve urbano ad affermare questi principi tanto in oriente tanto in occidente tanto nel meridione addirittura ponendo la chiesa di roma è il primato di Pietro al di sopra di quello Costantino, costantinopolitano. C'è un interessante scambio di lettere tra il patriarca greco Grammaticus e Urbano II, dove il patriarca lo chiama Paolo, ci cioè, no, io sono Pietro, stiamo attenti, non sono Paolo, non sono successore di Paolo. E, e tutto rientra naturalmente in questo, in questo gioco. Qual è la novità? Questa è già in parte una novità. Eh? È una rilettura della crociata che va oltre le definizioni che siamo abituati a dare: pellegrinaggio armato, schiuma dell'Occidente che si ribalta in Oriente, è un quadro più generale, sicuramente. La novità è che questo stesso schema può benissimo applicarsi al territorio in cui Urbano, diciamo, tra virgolette, vive. O meglio, al territorio limitrofo, cioè al Regno d'Italia, la Marca di Tuscia e. A quell'area contesa proprio con l'episcopato guibertino. Ed ecco il passaggio agli ultimi due capitoli, e poi mi taccio, eh, se hai qualche domanda, Maurizio, naturalmente ti lascio la parola. E negli ultimi due capitoli io vado, cerco di capire come questa rinnovata per noi idea di crociata eh, possa essere stata applicata da Urbano proprio in territorio. Italico e ripescando il vecchio tema cardiniano degli italiani alle crociate, che è l'oggetto della tesi di laurea di cui eh, dicevo prima, che assume in questo senso un nuovo significato. Eh, assume un nuovo significato nel momento in cui appunto Urbano unisce l'istanza di eh, rovesciamento. Delle cattedre scismatiche all'invito alla crociata. La novità qual è? Eh, la novità sta appunto nell'individuare in questo preciso periodo, questo decennio, quindicennio, ventennio, il germe per una rinnovata autocoscienza dei ceti cittadini che, sulla base, sul modello della libertas ecclesiae propugnata dal papato stesso a laicis, a saracenis, eccetera, eccetera, dai nemici della fede e così via, eh, propongono la propria libertas. L'impero delegittimato dal papa crea uno spazio aperto, uno spazio politico libero da interferenze all'interno del quale non si inserisce più il vescovo come era stato nel periodo precedente a sua volta delegittimato in certo qual modo dal moto di riforma della Chiesa che ha reso il vescovo il vescovo che conosciamo noi oggi, più un pastore d'anime che un regitore di città, permettendo a quell'elite di affermare dei chiari processi di autogoverno. E ora devo fare una piccola precisazione. Questo elemento non nasce con la crociata, questi elementi non nascono con la crociata. Questi sono elementi precedenti, in parte posteriori, parliamo di un intero periodo. Seconda precisazione, questi elementi non si affermano ovunque. Ogni città, e questa è la bellezza della storia medievale italiana, afferma un percorso proprio differente, libero, diverso, con resistenze. Bisogna guardare alla contingenza, ai singoli contesti, non agli idealtipi eh, applicabili poi o meno ai singoli contesti. Ogni città ha una storia meravigliosa e diversa. Cosa c'entra la crociata? La mia tesi è che la crociata fornisca un acceleratore, un acceleratore a quei ceti capaci di porre in atto politiche autonome. E qua devo tornare brevemente all'esempio genovese dove questo è chiarissimo, perché perché le fonti fortunatamente sono parlanti. Noi sappiamo grazie agli scritti di Caffaro, di Caschifellone, agli Annales Genuenses e agli scritti minori dello stesso Caffaro chi fossero eh, Alcuni, almeno alcuni dei nomi di coloro che parteciparono alle prime spedizioni genovesi. Non c'è solamente il Guglielmo imbriaco che tutti conosciamo grazie al tasso. Eh, abbiamo una vera e propria lista di primi crociati genovesi. Bene, già al tempo della mia tesi dottorale avevo notato come diversi nomi, tra quelli riportati da Caffaro come partecipante alla prima spedizione 1097, si ritrovino nelle prime liste di consoli del primo quindicennio, ventennio del nuovo secolo, del XII secolo. Coincidenza? Chi può dirlo? Eh, il, è interessante il caso eh, ed è difficile appunto appurarlo per altre realtà. Sta di fatto che Genova, lo sappiamo benissimo, come Pisa, sono tra quelle città che affermano prima delle altre un autogoverno. Eh, Cornendo, e questa è un'altra mia eh, convinzione più che ipotesi che lascio al dibattito comune, quasi motivo di imitazione per altre città del Nord eh, Italia. Cioè quegli stessi ceti che sulle galee partecipano non soltanto alla Prima Crociata, ma a questo generale moto che Urbano dipinge di riconquista dell'orbe cristiano. Quindi possiamo risalire indietro nel tempo con la presa di Almadia del 1087 e gli episodi pisani, gli interventi pisani nel meridione di concerto con i normanni degli anni 60, eccetera, eccetera. Ebbene, è in questo periodo, con questa definizione allargata, se vogliamo, di crociata, che questi ceti sperimentano forme di autogoverno grazie a quell'avvallo papale che permette loro di legittimare il distanziamento dall'impero delegittimato perché scomunicato allora la, 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 il, il volume tratteggia in maniera naturalmente più accurata di quanto abbia fatto io oggi quello che è un grande affresco che io spero costringerà Uh, le tre storiografie, innanzitutto a parlarsi tra loro, uh, a tenere conto degli altri contesti, uh, a tenere conto anche di un elemento ulteriore che accenno verso la fine del, del volume, che è l'elemento ideale. Uh, questi ceti non sono spinti da motivazioni politico-economiche per come le immaginiamo noi oggi. C'è un'idea di. Uh, di, di, di incarnare quel miles cristianus che la pubblicistica coeva va tratteggiando molto forte. I genovesi non si tratteggiano come mercatores, ma come bellatores, dei. E questo è un elemento importante. Potrei citare la vicenda milanese con la partecipazione di alcune eh, famiglie importanti, Pensate all'edificazione di chiese dedicate al Santo Sepolcro, quando eh, in corrispondenza della presa di Gerusalemme, sì, va bene, ma quando ha luogo la presa di Gerusalemme? Il 15 luglio del 1099. Possibile che quasi nessuno, sì, sì, parlo soprattutto per noi crociatisti, eh, me compreso, si sia accorto che il 15 luglio veniva celebrata la festa. Della divisio o dispersio apostolorum non è una data scelta a caso. Identifica il ritorno degli apostoli a Gerusalemme, la ricostituzione della Chiesa apostolica. Questa è un'idea prettamente presente nella riforma, la ricostituzione dell'ecclesia dell primitiva e forma. Ecco, e quello che sarà da fare, io spero. Eh, grazie a un, a un dialogo un dialogo sereno tra posizioni, storiografie eh, differenti che tenga conto di tutti questi piani materiale e ideale o culturale, sarà quello, sarà rivedere fondamentalmente la storia delle nostre città da questo punto di vista. Cercare di capire se questo schema possa applicarsi a Determinate realtà? Quali realtà rispondono allo schema qui identificato? Seconda cosa, bisognerà cercare di capire come i successori di Urbano, a partire da Pasquale, secondo meno Gelasio, che è una figura anch'essa interessante, ma più Callisto II, uno dei papi maggiormente implicati con l'oriente eh, cristiano, portino avanti. In quel ventennio-trentennio eh, posteriore urbano, lo stesso discorso e allora si comprenderà meglio anche la stessa storia delle Crociate e se vogliamo l'intervento di un Federico Barbarossa in Italia, così come la sua partecipazione a un movimento che sta nel frattempo mutando e ormai a distanza di un cinquantennio è diventato qualcosa di diverso, sino ad arrivare a un Federico II in cui io vedo il tentativo di recuperare quel diritto al dichiarare legittima una guerra secondo la dottrina del bellum iustum fissata poi da Graziano nel suo decreto, eh, che fondamentalmente eh, Gregorio VII e Urbano II avevano strappato di fatto ad Enrico IV. Ecco, questa è la mia grande eh, aspirazione. Non che io debba fare questo lavoro, la mia aspirazione è quella di instradare, indirizzare eh, giovani eh, valenti, studiosi allo studio di, di queste realtà, produrre monografie sulle singole, eh, sulle singole città che tengano conto anche di questo aspetto. Il passaggio delicato tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, a cui sono stati dedicati eh, libri importantissimi, penso al volume di eh, Fiore sull'area extracittadina, eh, diciamo così, va riletto anche dal punto di vista eh, cittadino, tenendo conto, a mio avviso, di queste istanze. Ecco. Antonio, è davvero, è davvero interessante perché apre uno spazio a un'indagine più complessiva no? di un fenomeno che tra XI e XII secolo cambia la faccia de dell'Europa, non solo dell'Italia, ma dell'Italia anche in modo consistente e della Chiesa. Quindi davvero, davvero grazie per, per questa. Per questa presentazione avrei milioni di domande da farti ma rischieremo di annoiare e di rimanere qua a vita Bene. Io, io a questo punto mi limito a ricordare il titolo del libro così la gente va a comprarselo che mi sembra la cosa più saggia che può fare e il titolo è Urbano secondo e l'Italia delle città riforma crociata e spazi politici alla fine dell'undicesimo secolo appena pubblicato dal mulino e ovviamente di antonio musarra che abbiamo avuto l'enorme piacere di avere il nostro graditissimo ospite io ti ringrazio davvero tanto e niente arrivederci alla prossima video, video presentazione grazie ancora grazie grazie a tutti grazie